Benvenuti a tutti dalla vostra amica Brunella Alberini dalla terra vesuviana, il sorriso del web, Brunella Smile Forever. Questa sera siamo qui per andare ad approfondire sul progetto Culture e Tradizioni della nostra terra. Andiamo subito a vedere chi sono gli ospiti di oggi. Benvenuti a tutti dalla vostra amica Brunella Alberini, in collaborazione con la web channel Stazione Universo per la rubrica Culture e Tradizioni della nostra terra. Andiamo ad incontrare il dottor Gennaro Barbato e la giornalista Romilda Barbato. Eh sì, tantissimi momenti passati al progetto Culture e Tradizioni della nostra terra, ma non solo, andremo a parlare del nostro territorio vesuviano e di tutte le bellezze che ci coinvolgono, ecco, tra sapori, storia, poesia e tantissime emozioni. Andiamo subito ad incontrare i nostri ospiti. Buona visione a tutti! Eh sì, andiamo subito a conoscere la giornalista Romilda Barbato. Molto carina la presentazione. Complimenti. Grazie, benvenuta Romina in My Life. È stato un vero piacere per me accettare questo invito. E niente, Brunella, di cosa vogliamo parlare? Da cosa vogliamo Ecco. cominciare? Incominciamo solo per introdurre un attimino questa sera di cosa andremo a parlare, poi andiamo subito a presentare l'altro ospite. Allora, noi ci conosciamo ormai da anni, visto che siamo parenti, vero Brunella, ti trovi? E Sì, infatti, c'è la parentela. la cosa bella è che abbiamo appoggiato argomenti simili, noi trattiamo appunto argomenti simili. Io cosa faccio? Scrivo del mio territorio e faccio in modo che questo venga conosciuto. Da un pubblico vasto, e quindi cerchiamo di arrivare a diverse età, cioè a più persone possibili. Infatti, non vi nascondiamo che alle manifestazioni che organizziamo invitiamo attraverso canali social. E non solo, anche attraverso giornali, quindi ho il Fatto Vesuviano, per il quale scrive mio padre, oppure presso Tribuna Vesuviana, il giornale per il quale scrivo io. Tutte le persone che sono interessate a parteciparvi possono tranquillamente seguire questi giornali online e vedere quindi gli orari degli appuntamenti. Il tipo di tragitto, se sei in macchina oppure a piedi, la durata del percorso. Noi Benissimo. cosa cerchiamo di fare? Cerchiamo di far conoscere quindi il nostro territorio e di farlo sviluppare da un punto di vista turistico, perché è ricco, è veramente molto ricco di storia, archeologia e tradizioni. Questo è quello che facciamo. Benissimo, molto interessante e andiamo subito a scoprire chi è l'altro ospite. Andiamo subito a presentare, eccolo qui, come potete già vedere, il dottor Gennaro Barbato. Buonasera. Benvenuto Buonasera a tutti. Grazie in I Love My Life. per l'invito. Ecco, onorata della vostra partecipazione. Noi abbiamo avuto modo di vedervi praticamente proprio sul territorio, ecco, sul territorio, perché come diceva Romilda Barbato, abbiamo le stesse passioni, condividiamo la stessa passione, lo stesso interesse per il nostro territorio, per andare a valorizzarlo, ma soprattutto per andare a invogliare soprattutto i giovani a valorizzare di più la nostra terra e le istituzioni, giustamente,
perché devono promuovere sempre di più questa terra che ha delle risorse infinite. Dottor Barbato, la parola a te. Andiamo un attimino a conoscere come nasce questa passione per l'ambiente, per la natura, per l'agricoltura, per la buona cucina. Andiamo un attimino a conoscere tutto questo suo interesse per questo suo progetto. Scopriamo il Vesuviano. Quindi è una passione che già da ragazzo mi sono occupato di archeologia e soprattutto di ricerca. Infatti ho salvato qualche villa romana davanti alle ruspe, ottenendo degli ottimi risultati, sia con l'intervento della sovrintendenza e sia delle forze dell'ordine. Mi sono poi laureato in biologia, quindi da naturalista, conoscendo le potenzialità del voglio far sì che venga umanizzato e soprattutto tutelato. Questo territorio non è da meno rispetto agli scavi di Pompei, agli scavi di Ercolano, a Ancona del Vesuvio. Questo territorio merita di essere conosciuto soprattutto ai stessi occupanti. Le basiliche di Civitile, il villaggio storico di Nuola, tra i più antichi d'Europa, il Museo Archeologico di Nuola, l'Anfiteatro di Nuola, le grotte di Magampagna, 90 milioni di anni, le sorgenti di Voce, Rio Palazzo, Rio Santa Marina, con le sponde dove si può benissimo fare anche il bagno, dove si può fare benissimo il tuffo. Non è sempre e solo quel fiume inquinato, è l'uomo che ha devastato questo territorio. Ma siamo ancora in tempo per recuperarlo. Il villaggio preistorico di Poggiovarino, descritto da Virgilio nell'Eneide, nel libro VII, verso 733, verso 738, il museo archeologico di Terzigno, la pineta di Terzigno, il sentiero numero 1 che porta a Grangolo partendo da Ottaviano, dove si può osservare la flora e la fauna vesuviana. La sorgente Olivella a Santa Anastasia, la cosiddetta Villa Augustea a Somma Vesuviana, che è meglio di Ecco. pubblico, per non parlare poi in epoca medievale, il castello longobardo di Ottaviano, cosiddetto castello mediceo, il castello aragonese di Somma Vesuviana, il castello aragonese di Marigliano, il castello di Sarno con le torri, la parte basale del castello di Palma Campania. Quindi questo territorio ha tanto, tanto ancora da Da raccontare. Non raccontare. dimenticare che il Somma Vesuvio ha fatto tanti guai, ma ha fatto anche una cosa buona, perché ha sigillato tutto. E quando si va a scavare, abbiamo sempre delle nuove informazioni. Infatti. Abbiamo tantissime ville romane da portare ancora alla luce. Ottaviano c'è la villa del console, il confine con Somma Vesuviana, dove è stato ritrovato quell'importante mosaico con l'ancora centrale che rappresenta la croce, i due tuffatori sui due lati, che significa il passaggio nell'aldilà, e i due delfini, che proprio rappresentano proprio i primi cristiani. Che non dobbiamo dimenticare che nel primo secolo d.C. cristiani venivano ammazzati dai romani, perché là c'è la religione pagana. Quindi questo territorio veramente ha tanto tanto da offrire. E poi mi auguro che soprattutto in questo periodo pasquale, in questo periodo di vacanza, molti visitatori vengono da altre regioni a visitare questo luogo. Noi come associazione Spartacus abbiamo in programma per il lunedì d'Albis la visita alle grotte di Palma Campania, gli archi dell'acquedotto Augusteo, cioè Sarno e Palma Campania, dove nelle vicinanze c'è anche un mausoleo, e lì vi passava la via Popilia che collegava Capua con Reggio Calabria. Lì passavano Ecco. le legioni romane, lì passavano le merci. Quindi gli scambi commerciali avvenivano in questi pochi chilometri del Somma Vesuvio e dei Monti Vicentini.
scambi commerciali che avvenivano dal mare verso l'entroterra e dell'entroterra verso il mare. Quindi questo è un luogo che bisogna Ecco, conoscerlo per capire la sua storia, le sue origini. infatti, è attraverso le escursioni che organizzate insieme, tutti e due, Romilla e Gennaro, abbiamo modo di conoscere sempre più persone e di divulgare sempre di più questo territorio a scopo benefico, ecco. Sì, però quello che bisogna sottolineare è che anche le scuole si devono occupare di storia locale e soprattutto portare questi ragazzi o i bambini a visitare i musei. Qui abbiamo tre musei: il Museo Archeologico di Nola, il Museo Archeologico di Sarno e il Museo Archeologico di Terzigno, dove ci sono molti reperti che meritano di essere toccati con mano. Perché la storia non viene vista soltanto attraverso i libri, ma soprattutto va toccata con mano. Perché soltanto in questo modo qui le future generazioni possono tutelare questo territorio e lo possono valorizzare. Perché dobbiamo anche ammettere che noi, la nostra generazione, qualche guaio l'ha fatto. Perché spesso si parla di opifici, zone industriali, discariche. È giunto il momento di interrompere questa linea perché questo territorio non ha bisogno di cemento, non ha bisogno di discariche, ma ha bisogno soprattutto di turismo, ha bisogno di prodotti tipici locali perché la terra lavica, il lapillo danno quel sapore particolare unico al mondo. Quindi dobbiamo abbinare all'archeologia, alla geologia, alla natura, i prodotti tipici locali e l'est. L'enogastronomia. È così. Gastronomia, giusto. Brunella, tu ci appoggiasti proprio in occasione della manifestazione per la regina delle mele, la Milan Nurka, giusto? Infatti abbiamo avuto modo di vederci e di approfondire da vicino la regina delle mele a Nurk, l'agricoltura, diciamo, ecco, quello che Noi noi. siamo venuti al castello d'Alagno proprio in occasione di una manifestazione vostra, giusto? Le riprese del vostro film. Sì, con il regista Marco Zollo, praticamente abbiamo girato un cortometraggio nella città di Summa Vesuviana, la mia città, e dove ho invitato sia te che il dottore Gennaro Barbato a venire e a spiegare un po', la nascita di questo castello, ecco, e con alcune culture del territorio. Infatti, svegliamo. Quando ho pubblicato il mio video sul mio canale YouTube, molte persone mi hanno contattata dicendomi che sono mesi, non hanno mai avuto occasione di vederlo. Questa cosa è veramente avvilente, è un po' triste No, ti avere dirò. un qualcosa di Io importante e di non averlo visto nel proprio paese. non so chi è che ti ha contattato perché il nostro sindaco spesso ha fatto delle manifestazioni al Abbiamo castello. avuto modo di conoscerlo, anzi, una persona molto disponibile, ha detto che si impegnerà Ecco, ancora di più, però forse sì, queste molte, molte persone persone non hanno visto, non hanno avuto proprio modo ed non. occasione. Allora, io ti ripeto, sono state fatte molte manifestazioni, il sindaco ha aperto spesso il castello, forse loro non sapevano di questa cosa, non hanno partecipato, perché Sì. io, il sindaco, essendo molto disponibile, basta chiedere al sindaco quando ci sono queste manifestazioni, lui è disponibile, quindi come avete potuto modo di conoscere, e sarà ben lieto, come è stato disponibile con me, io sono una cittadina sondese, lo può fare sicuramente con chiunque. Basta avere, credo, di parlare, il dialogo, ecco, Sì, abbiamo perché. anche avuto modo di scambiarci dei capiti telefonici, quindi non è questo il problema, anzi, però comunque mi incuriosiva la cosa. Ascoltato. Bisogna approfondire noi come cittadini a valorizzare il nostro territorio, ad avere anche delle idee
come ho fatto io, che come un gioco è nato un progetto, perché io amo la mia terra, le mie culture, le mie tradizioni. Nel periodo pandemico, attraverso il web, che è stato per me molto importante per raggiungere un po' tutto il mondo e farlo conoscere, penso che se l'ho fatto io lo possono fare tante persone. Ecco. Senza alcun tipo di dubbio. Vorrei, chi, ecco, il dottor Barbato e tu vi siete trovati sul posto, andandomi un attimo a riallacciare al cortometraggio, e vi siete trovati in questo bel cortometraggio proprio per essere lì e spiegare tutto questo, diciamo, questo castello, la nascita e tutte le varie cose di cui abbiamo parlato. Volevo sapere un attimino che cosa ne pensate, ecco, di questa nostra iniziativa, dottor Barbato. No, qualsiasi iniziative che partono da Non valore, sento bene, alza un po' la voce. qualsiasi iniziativa che ha a che fare con la valorizzazione, con la tutela di questo territorio è sempre positivo, da qualsiasi parte va, sia dai cittadini, sia dalle associazioni, sia dalle amministrazioni, è sempre un ottimo risultato. Una cosa bisogna dire che bisogna fare di più, molto di più, e investire anche nel marketing, perché dobbiamo fare in modo di aprire le porte di questo territorio al mondo. A Pompei, ad Ercolano, sul Gran Colo, non vanno soltanto i cittadini di questo territorio, anzi, sono la minima parte, ma vanno visitatori da tutto il mondo, americani, giapponesi, cinesi, australiani, russi. Dobbiamo fare la stessa cosa e investire quanto più è possibile in cultura, a partire proprio dalle scuole. Infatti, dalle scuole educare anche a nascere proprio come un poi, ecco, andare un attimino. Mi voglio rifare proprio un secondo a ciò che ha detto poco fa Romilda riguardo il castello Calagno a Somma Vesuviana. Vedo che le amministrazioni che si sono succedute a Somma Vesuviana hanno lavorato bene, perché attualmente nel territorio è l'unico paese che ha una marcia in più. La villa cosiddetta Agostea, che io chiamo Dionisiaca, viene aperta spesso al pubblico e porta migliaia di visitatori. Il Certo. castello di Baglio, che da poco è stato ristrutturato, se viene aperto al pubblico in modo definitivo, con qualche bar all'interno, con qualche ristorantino, inizia anche a creare dei posti di lavoro e un indotto turistico. Questo è il primo passo per portare sviluppo ed economia in questo territorio, perché dobbiamo fare anche in modo che i nostri giovani non vanno all'estero per lavorare, ma che rimangano lì Certo, nel territorio. le risorse ci sono, pensare a un territorio come turistico è l'ideale e diciamo che il periodo pandemico ci ha bloccato un po' tutti perché abbiamo perso veramente un paio d'anni di progetti e cose. Ci sono delle belle cose. Diciamo sul territorio, e piano piano cerchiamo di valorizzarlo sempre più. A me, sinceramente, il modo in cui anche voi partecipate, mi entusiasma e sono felice di a volte di collaborare insieme a voi e voi insieme a me al progetto I Love My Life, che nasce proprio di vita mia, la vita, il benessere, un inno a Dio. Un inno a tutto il benessere naturale. Romilda, segui spesso, ecco, il tuo papà nelle sue iniziative, vedo che sei sempre in giro con il tuo papà. Adesso le belle giornate ci stanno accompagnando perché vedo che fate anche delle escursioni sul territorio, ecco. Esatto, sin da piccola. E ammetto che comunque ci diverte la cosa perché è un modo per stare insieme, quindi passare il tempo insieme e poi per conoscere nuove persone. Infatti alle manifestazioni si aggiungono sempre più persone e questa è una cosa che sicuramente ci fa piacere. E anche bambini, cosa importantissima, perché io, oltre ad essere giornalista, sono educatore sociopedagogico.
quindi lavoro certo. proprio a contatto con i bambini e adoro quando si soffermano a... anche dinanzi a dei fiori, alla natura, quindi oltre alla, alla storia, all'archeologia, vi è tutto un circolo, cioè un circolo che ci è mancato in questi due anni, dover appunto stoppare le nostre iniziative non è stato facile. A noi è mancato tanto e stiamo ripartendo nel migliore dei modi, cercando di sensibilizzare quante più persone possibili e quindi di conseguenza anche di creare nuove sinergie, perché noi abbiamo tanto da dare, ma ci apriamo, cioè nel senso, se qualcuno ha tanto da dare, noi siamo aperti, non abbiamo, non vogliamo un primato, perché non è questo quello che ci serve per andare avanti. A noi interessa che le persone apprezzino ciò che facciamo, ma fino ad un certo punto, perché l'importante è che piaccia a noi e che siamo contenti di farlo. Quindi se altre associazioni organizzano cose del genere e ne veniamo a conoscenza, noi siamo lieti di avvicinarci tranquillamente e di abbracciare le loro iniziative. Sì, è fondamentale l'unione, la collaborazione, perché più siamo meglio è, ognuno ha il suo esatto. progetto, quindi ampliamo sempre di più e diamo sempre più visibilità agli altri. E poi c'è il valore della condivisione, sì, che infatti. Non è da sottovalutare. È l'unione pure di tutti i cittadini, perché la terra esatto. vesuviana racchiude tanti cittadini del posto, quindi ecco, come noi abbiamo portato avanti le nostre culture, le nostre tradizioni, tutti lo possono fare e unirsi a noi, ecco. Il dottor Barbato, eccolo lì, però e quelle molte persone che non sanno, il suo tempo libero, quando c'ha un po' di tempo libero, lo passa, è il suo rifugio, c'è un rifugio. Adesso una domanda che mi nasce spontanea, vi è qualche analogia tra questo rifugio di Spartacus e l'associazione? Sì, 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 prendo spunto proprio perché... Qui abbiamo a che fare con una delle battaglie più importanti che si è avuto sul Somma Vesuvio. Il gladiatore Spartaco dell'anno 73 a.C. è fuggito e si è diretto verso il Somma Vesuvio perché lì, su questi pochi chilometri, ha incontrato pochi latifondisti e tanti schiavi, organizzando un piccolo esercito di 1200 soldati, se li possiamo definire così, tra schiavi e contadini. E tra i vari passaggi avuto nei sentieri che vanno dall'attuale Polen a Terzigno, la battaglia finale è avvenuta in questa bocca spenta del Somma Vesuvio chiamata Carcava. Carcava dal greco significa caldea, fuoco, ed è una bocca secondaria, la più grande del Somma Vesuvio, che ha eruttato quasi sicuramente l'ultima volta intorno al XVIII secolo a.C. e lì prendeva origine il fiume Vesari che bagnava Ottaviano. Quindi è una zona molto molto importante. E una volta entrati in questa gola, si entra in questa zona particolare osservando la flora e la fauna vesuviana, con la grotta Capasso e la grotta Giamuto, che è un rifugio della Seconda Guerra Mondiale. È una zona molto, molto importante, e nel stesso quella zona lì si possono osservare tre ville romane. La villa romana di Castelvetere, la villa di Montevergine, dove è stata recuperata un'importante macina, attualmente esposta negli antichi granai degli scavi di Pompei, e la villa del Pensatore, che attualmente è tra le ville romane più rinomate, insomma, in questo momento, e tutte legate in proprietà private e meritano di essere scavate. Infatti, progetti futuri o prossimi a riguardo, ecco, sempre di queste culture e tradizioni della nostra terra, cosa ci sarà in programma? Il programma, una volta che ci avviciniamo al periodo estivo,
la tradizione vuole sempre il tuffo nelle sorgenti del fiume Sarno, però quest'anno sarà un pochino più impegnativa perché c'è la sorgente Rio Palazzo che passa proprio nel centro storico di Sarno e merita di essere riqualificata sotto forma di un progetto per formare un laghetto, perché un laghetto nel centro di Sarno che prenda posto dove attualmente c'è un parcheggio che non serve a nulla, può veramente creare qualche cosa di buono con chalet e cose varie per creare posti di lavoro e refrigerio nel periodo estivo. Quindi bisogna cambiare un pochino mentalità, bisogna investire più in natura e meno in cemento, più alberi, Più più verde. alberi e più verde. Ecco, ed è questo, imparare un po' anche dai rimedi della nonna, che è praticamente il benessere che si ritrovava all'aperto, in campagna, con le piante, medicine naturali. Ecco, diamo anche un suggerimento, ecco, come ritrovare benessere e vitamine attraverso le piante. Le piante bisogna percorrere il verde per capire l'importanza delle piante. Già l'ossigenazione è diversa dalle strade ricche di smog che portano mal di testa. Dobbiamo stare più a contatto con la natura e soprattutto avere il piacere di assaggiare prodotti naturali con un cosiddetto ciclo biologico, senza prodotti chimici e senza antipsicotici. Ci rendiamo conto veramente di quello che stiamo perdendo. Quindi Infatti. il sistema della nonna, perché la storia purtroppo si ripete, il progresso è stato regresso. Negli ultimi 50 anni abbiamo quasi distrutto un pianeta, con l'evento del cemento, con l'evento della plastica, del polistirolo, che veramente ne potevamo fare benissimo a meno, secondo me si viveva molto molto meglio, anche perché prima con quelle piccole cose c'era il sorriso sulle labbra, invece adesso vedo che siamo tutti stressati e lo stile di vita sta cambiando qua. È giunto il momento di fermarci un po', di riflettere. E forse è giunto il momento di tornare un pochino indietro. E apprezzare veramente i valori di Madre Terra, ecco, che ce ne si può apprezzare e si possono ritrarre veramente degli ottimi benefici. Grazie, dottor Gennaro Barbato, per essere stato partecipe al progetto I Love My Life. È sempre il benvenuto a tornare e, perché no, a creare delle iniziative insieme, anche attraverso il tuo progetto, ecco. Quindi per noi è sempre un piacere. Romilda, ecco, Romilda Barbato, anche a te grazie per aver partecipato. Vi voglio Grazie a invitare, te, Brunella. volete fare dei saluti e ringraziamenti particolari prima di terminare No, il io ti programma? ringrazio veramente per averci invitati e niente, possiamo concludere. Sì, Dove possiamo trovare Romilda Barbato, ecco, e tutti questi allora, bei video che gira con il suo sui papà? diversi social. Quindi Facebook, Instagram, poi abbiamo il gruppo Scopriamo il Vesuviano in Nolano e Sarno e ho creato anche un canale YouTube, infatti a breve pubblicherò, proprio a breve, dopo la diretta, pubblicherò il mio prossimo video sul MAN, quindi il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Se vi fa piacere, vedetelo e poi magari privatamente mi fate sapere cosa ne pensate, anche tu Brunella, assolutamente. Sì, e anche io condividerò il tuo bellissimo video che hai fatto quando siamo stati al Castello Aragonese, dove hai Grazie. spiegato un po', delle origini di questo castello. Quindi prossimamente, appena Esatto. posto, ecco, con l'uscita del cortometraggio pubblicherò anche questo. Dottor Babbato, saluti e ringraziamenti. Saluto sia te e sia i gentili ascoltatori e posso invitarli alla prossima.
Grazie, buona serata. Buona serata a voi. Ecco, noi ne approfittiamo per salutare anche la web channel Stazione Universo di Firenze, che collabora con il progetto I Love My Life, Cultura e Tradizioni della nostra terra, perché questa diretta sarà trasmessa anche in radio visione. Ecco, quindi salutiamo tutti gli ascoltatori che ci seguono via radio e salutiamo il regista attore Marco Zollo, che anche lui collabora, ecco, con il progetto con entusiasmo, e perché no, ci saranno delle prossime iniziative in programma. Un bacio e un abbraccio, saluto tutte le persone che ci hanno seguito, che hanno commentato. Andiamo a leggere qualche commento. Giovanni Romano, ciao Brunella, un saluto a tutti, buonasera. Elisa Riviercio, buonasera e complimenti a Brunella, il signor Barbato e la bellissima Romilda. Mena Grazie. che vi saluta, buonasera, e Cataldo Cocuzza che vi saluta. Ovviamente noi vi ringraziamo tutti per la cortese attenzione e vi invitiamo a seguire la pagina My Life di Brunella Smile Forever, a condividere, perché no, se volete essere anche voi protagonisti di una diretta dedicata al benessere, alle culture, alle tradizioni, all'ambiente, a tutto ciò che fa bene alla nostra vita, siete sempre invitati a partecipare. Un bacio e un abbraccio a tutti da Brunella Smile Forever! A presto. Salve.